Gli ETF sono una manna dal cielo per gli investitori retail. Permettono di investire su mercati ampi, con poche risorse e pochissimi click. Ed infatti la loro popolarità ne ha causato un'espansione enorme. Praticamente tutti, o quasi, conosciamo cos'è un ETF. Ma siamo sicuri che tutti conoscono esattamente come funzionano? Non credo. Oggi ti dico 3 errori che quasi sicuramente fai con gli ETF e che devi capire per non perderti rendimenti o, peggio, perdere soldi. Bentornato. Dire che gli ETF sono utili è uno sminuire il prodotto. A mio parere sono degli strumenti eccezionali. Se utilizzati bene possono anche diventare un metodo meno rischioso per avere delle performance straordinarie e battere anche il mercato. Ma non è tutto oro quello che luccica, anzi, cerchiamo di farlo luccicare noi. Per questo motivo oggi voglio portare alla tua conoscenza di alcuni aspetti sugli ETF che devono essere secondo me chiariti al fine di evitare che oggetti contundenti di forma allungata possano entrare nelle nostre parti intime senza la dovuta lubrificazione. ETF troppo piccolo, AUM irrisorio. Questa la sento dire spesso. L'ETF è un asset under management, che da ora in poi chiameremo AUM, troppo piccolo e quindi è poco liquido, per cui potrebbe essere difficile vendere o comprare se necessario. Questa è una cavolata mega galattica. Un ETF con un AUM troppo basso ha effettivamente un rischio. L'unico rischio che possa essere poco conveniente per l'emittente da tenere sul mercato, perché ci fa pochi dollari di commissione, per cui che venga ritirato appunto dal mercato stesso. In quel caso, dopo la vendita delle posizioni, solitamente entro un mesetto, le quote possedute verranno liquidate e quindi noi andremo a incassare i nostri soldini. Ma una cosa è vera: in molti casi la domanda degli investitori per gli ETF non sempre corrisponde all'offerta. Quando accade questo? Quando ciò accade, c'è una differenza fra i prezzi di acquisto e di vendita, nota solitamente con il termine spread bid ask. Gli ETF poco scambiati in genere si concentrano su investimenti tra virgolette oscuri. Sono soggetti per cui ha grandi spread. Ad esempio, un ETF che investa nelle small cap, che ne so, del Congo, anche se avesse un AUM di 20 miliardi, sarebbe poco liquido rispetto a un ETF sul Nasdaq con un AUM di pochi milioni. Questo perché, a differenza delle aziende, le quote degli ETF vengono create e distrutte su base continua da parte di un personaggio chiamato partecipante autorizzato, che è colui che per conto dell'emittente, BlackRock, Vanguard, Invesco e così via, compra e vende i sottostanti in base alla richiesta di distruggere o di creare nuove quote dell'ETF, non solo per quel motivo, ma anche per mantenere il prezzo in linea con quello che è il benchmark. La figura del partecipante autorizzato è importantissima e, nel caso voleste saperne di più e approfondire, magari con precisione, come funziona un ETF dalla A alla Z, fatelo sapere nei commenti qui sotto, che vi faccio volentieri un bel approfondimento. In ogni caso, se volete sapere se un ETF è molto liquido o poco liquido, the rules of thumb, come dicono in inglese, di italianizzato perché ho fatto una pronuncia schifosissima, la regola generale è quella di guardare la differenza fra bid ed ask del prezzo. Maggiore questa differenza e meno liquido sarà il sottostante. ETN, ETC ed ETF sono uguali. Mentre la maggior parte degli ETF possiede un paniere di azioni, obbligazioni e così via, gli ETN e gli ETC sono un altro pianeta. Ad esempio, un ETN, Exchange Traded Note, sono dei titoli di debito emesso da banche che permettono di offrire rendimenti simili a quelli di un benchmark di riferimento. Questi prodotti generalmente non distribuiscono plusvalenze, dividendi o reddito, quindi tutte le tasse vengono differite fino a quando non incassi. Per cui, per dirla tutta, un ETN è più simile a un'obbligazione, è una nota di debito non garantita emessa da un'istituzione. Proprio come un'obbligazione, un ETN può essere detenuto fino alla scadenza o acquistato e venduto a piacimento. E se il sottoscrittore, di solito una banca, dovesse fallire, l'investitore rischierebbe il default totale del proprio investimento. Per questo motivo, prima di investire in un ETN, la ricerca del rating creditizio del sottoscrittore è una metrica importantissima. Se il sottoscrittore dovesse ricevere un declassamento del proprio credito, i famosi AA++, AA++BB, insomma, se andasse verso il baratro, le azioni dell'ETN subirebbero probabilmente una pressione non correlata al prodotto sottostante che sta andando a monitorare. Un ETC invece è più o meno una fusione fra ETF e ETN. È garantito da una nota sottoscritta, ma quella nota è garantita da merci fisiche acquistate utilizzando il denaro proveniente dagli afflussi del capitale nell'ETC. Ciò riduce il rischio dei problemi di default del sottoscrittore. Con un ETN, un ETC ha pochissimi errori di tracciamento, poiché la banconota va a replicare un indice e non i contratti future fisici o le materie prime fisiche che detiene. Un ETC tiene traccia delle proprie partecipazioni, che lo rende suscettibile a errori di tracciamento in cui i movimenti del prezzo delle materie prime non si riflettono accuratamente nei movimenti del prezzo dell'ETF nel tempo. Per cui, oltre ai rischi degli ETN, gli ETC hanno anche la variabile di credito, essendo legate alle commodities o, in italiano, materie prime. Non vorrei prendermi una multa dallo Stato, dal governo, che adesso
potrebbe anche essere di 100.000 euro. La differenza principale è che gli ETF sono fondi comuni di investimento negoziati in borsa, mentre gli ETC sono cartolarizzazioni e quindi possono essere interessati dal rischio di credito e dal rischio di controparte. Questi prodotti hanno un rischio in più rispetto agli ETF. Stiamo attenti. Gli ETF a replica sintetica sono il demonio. Non proprio vero. Hanno maggiori rischi connessi, sì, ma non sono da evitare come la peste. Anzi, io personalmente li preferisco a quelli a replica fisica, anche perché in Europa le dinamiche sono molto più stringenti e regolamentate. Gli ETF sintetici cosa fanno? Utilizzano contratti swap per stipulare un accordo con una o più controparti che promettono di pagare al fondo il rendimento dell'indice. I rendimenti quindi dipendono dalla capacità della controparte di onorare il proprio impegno. Ciò espone gli investitori in ETF sintetici al cosiddetto famosissimo rischio di controparte. Esistono alcune normative che limitano l'ammontare del rischio di controparte a cui un fondo può essere esposto. Come dicevo prima, in Europa siamo molto protetti. Secondo le famosissime regole europee UCITS, o UCITS come vogliamo dirlo, quella sigla che trovate nel nome di tutti gli ETF quotati in Europa, l'esposizione di un fondo dalle controparti non può superare un totale del 10% del valore patrimoniale netto del fondo. Per ottemperare a tali normative, i gestori dei portafogli ETF spesso stipulano accordi di swap che si ripristinano non appena l'esposizione della controparte raggiunge questo limite stabilito. Inoltre, il rischio di controparte può essere ulteriormente limitato collateralizzando e persino sovracollateralizzando i contratti swap. Le autorità di regolamentazione richiedono alla controparte di fornire garanzie al fine di mitigare appunto il cosiddetto rischio di controparte. Nel caso in cui la controparte non adempia i suoi obblighi, il fornitore dell'ETF, l'emittente, avrà diritto alla garanzia e quindi l'interesse degli investitori non ne andrà a risentire. Gli investitori sono anche più protetti dalle perdite in caso di insolvenza della controparte quando c'è un livello più elevato di collateralizzazione e una maggiore frequenza di reset dello swap. Sebbene vengano prese misure per limitare il rischio di controparte, che è sicuramente maggiore che negli ETF fisici, ma che è presente anche negli ETF fisici, gli investitori dovrebbero essere compensati per essere esposti affinché tale attrattiva rimanga per i fondi a replica sintetica. La compensazione come arriva? Sotto forma di costi inferiori dell'ETF e minori errori di tracciamento. Ricordandoci che questi non sono né consigli a investire o neanche a non investire in uno o nell'altro prodotto, ma sono spunti per scopo didattico e approfondimento. In ogni caso, se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza, fammi capire il tuo gradimento con un bel pollicione in su. Se invece mi hai appena conosciuto perché magari passavi di qui, potrebbe essere una buona, anzi un'ottima idea, cominciare a fare parte di questa community con una maggiore presenza, la tua, iscrivendoti al canale e cliccando la campanella delle notifiche. Al prossimo video!